Ciao ragazzi, oggi finalmente un nuovo video spacchettamento. Mi sono arrivati questi due pacchettini da Hemp e questo è un video collaborazione con un altro canale che è Valentina Sparkle. Spero di pronunciarlo giusto perché io ho sempre quelle pronunce un po' strane. E abbiamo deciso di fare entrambi questo video, poi qua sotto vi lascio anche il suo video, il suo canale e tutti i riferimenti. Entrambi un video spacchettamento di cose Hemp che ci sono arrivate in questi giorni. Io ho appena ricevuto questi due pacchetti e non vedo l'ora di andare a spacchettarli insieme. Direi di iniziare subito col pacchetto più piccolino. Ho già tolto l'indirizzo ovviamente per motivi di privacy ed andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Un pop-up, ma va, che strano. Strano che io ordini pop da Hemp. Benissimo, ho già visto che è uno dei pop che mi manca di Undi, che tra l'altro avevo il dubbio di aver ordinato oppure no, lo stavo per riordinare giusto poco fa, quindi fortuna che non l'ho riordinato. Questo perché io continuo a ordinare cose e poi mi dimentico cosa ordino. Lo prendiamo e andiamo subito ad aprirle insieme. Allora, spostiamo questa. Allora, cosa sono queste cose scritte sopra? Scusa, questo spero di non aver... cioè, dovrebbe essere la scritta danneggiato. Oddio, no, No, oddio, è anche scollato, quindi credo che sì. Ma porca miseria, no! Ecco, questa cosa non mi piace affatto. Cioè, praticamente mi hanno mandato un pop tutto rovinato. È la prima volta che mi capita, tra l'altro. Scatola rotta. No. Questo ovviamente andrà assolutamente nei resis. Contentissima, non mi è mai capitata una cosa così da Hemp. Ma io assolutamente ci tengo i miei pop e li voglio perfetti. Mannaggia, ci tenevo tanto, tra l'altro, a questa cosa. Quindi questo purtroppo diventerà un mio reso a mia volta. Con la tristezza del cuore andrei a spacchettare il secondo pacchettino sperando di essere più fortunata. Anche questi dovrebbero essere pop perché ho ordinato esclusivamente pop questo mese, quindi vediamo cosa ci riserva. Ok, sì, benissimo. Tra l'altro un video che rimane in tema perché sono arrivati ben altri due pop e incrocio le dita che siano perfetti di Stranger Things. Allora, questo è Lucas e andiamo subito a spacchettarlo. Questo mi mancava, era uno dei Ghostbusters che mi mancava e sì, direi che la scatola questa volta è veramente perfetta. È lui, è bellissimo e meno male, sono contenta perché veramente c'ero rimasta malissimo per quello di prima, quindi di questo sono contenta. Andrei a vedere Mike, che avevo già acquistato ma poi purtroppo mi avevano rimborsato. E finalmente sono riuscita a riacquistarlo un'altra volta e finalmente me l'hanno inviato. E quindi, oh che bello, oddio, è bellissimo Mike, io lo adoro. Ops, non lo stavate guardando. È bellissimo, lo adoro. E quindi ho ufficialmente completato la serie dei Ghostbusters di Stranger Things. Anzi, adesso li vado a mettere tutti insieme. Eccoli qua, tutti e quattro insieme. E veramente non vedevo l'ora di vederli insieme tutti e quattro, perché per un attimo ho dubitato di riuscire a trovare tutti e quattro pezzi umani. Manca a questo punto solo Max, versione costume di Halloween, che è bellissima ma costosissima perché purtroppo non avevo acquistato ai tempi quando l'avevano messo su Hemp e quindi adesso dovrò fare un recuperone. Ma questo insomma è un aggiornamento dei pop, spero vi sia piaciuto. Ci sono rimasta malissimo per Undi, però vabbè, ormai faremo un reso. Un bacione al prossimo video, ciao!